determinato posto. Va bene, cominciamo. Sì, allora, la prima volta che ho pensato che la mia salute potesse avere qualcosa che fosse anomalo è stato praticamente durante una mammografia ed eco. Il dottore ha visto due linfonodi nell'ascella destra e mi ha detto di dover fare subito un ago aspirato. Il medico che ha fatto e ripetuto l'esame era poco professionale, diciamo, e quindi durante l'esame parlava di ferie, vacanze, ignorava la mia tensione, la mia ansia. Risultato, primo ago aspirato sbagliato, al secondo referto con nome sbagliato e solo al terzo c'era l'ecografia che ovviamente dava una risposta mai voluta. Avevo sempre avuto una grande opinione di me come medico, delle mie capacità comunicative con i miei pazienti. Mi sono deluso, lo devo ammettere. Però è stato un momento in cui il paziente mi ha preso in contropiede. Sì, lo ammetto, non ho saputo gestire la comunicazione in maniera corretta. Fin da piccola il mio medico mi diceva che ero una malata immaginaria. E ora che ho la diagnosi, qualunque cosa abbia, mi dice di non preoccuparmi che è la fibro e passerà da sola. Ma in generale, quando dico a un medico che ho la fibromialgia, o mi snobba o mi insulta dicendo che non esiste. Ultimamente, se posso, evito tutti i medici e mi curo da sola online. Una volta mi trovai davanti a una dottoressa nuova. Era molto decisa, ma allo stesso tempo cortese. Almeno all'inizio in maniera molto formale. Mi fece accomodare e mi chiese di visionare il mio diario glicemico. E iniziò ad apparirle sul volto un sorrisetto, come voler dire, eccone un altro. E poi sentenziò che non andava affatto bene, che probabilmente bevevo troppa birra, ma così è, senza motivo. Cioè, non mi chiese il perché di quei valori o cosa fosse successo. Quello studio che avevo sempre considerato un ambiente affidabile, cordiale, di colpo era diventato un'aula d'esame. Mi chiusi in un silenzio imbarazzante che mi fece male. Non vedevo l'ora di andarmene. Prima di me la paziente era seguita da una collega niente affatto empatica, cioè una persona abbastanza ruvida e aggressiva. Non si era trovata bene fino a quando incontra me e ovviamente si innamora di me come medico. La differenza di quel primario in pensione rispetto agli altri medici è che lui mi ha ascoltato. Cioè, non ha fatto nulla di straordinario, mi ha semplicemente ascoltato. Ecco, semplicemente questo. Io sono costretta ad andare dal medico struccata e spettinata perché altrimenti non crede che io stia male. E per farmi credere ho imparato a fingere il mio grado di dolore come se fossi un'attrice. Vorrei che ci fosse anche uno psicologo durante la visita con l'oncologo, ma soprattutto che non fosse presente mia moglie e nessun altro parente. Io in realtà sono molto fortunata perché ho un compagno e una famiglia fantastici, ma al di fuori della famiglia è un disastro. Nessuno ti capisce e tutti ti puntano il dito. L'endometriosi è che fuori sei bella, ma dentro hai l'inferno. Io mi sento difettoso, uscito male. Sempre meno di chi mi sta accanto. Vorrei che il mio medico di famiglia fosse meno sbrigativo. I medici sono costretti a fare i burocrati. L'ultima volta però che sono andata dal mio è stato tutto il tempo con la testa sul PC, poi stampa le ricette, va bene così. Per ottenere le cose mi devo arrabbiare. Ma io non mi posso arrabbiare. E così rinuncio. E quel paziente? Lui rigira quello che io dico e poi mi risponde. Certo, dottoressa. Con questo mi sta dicendo che io per lei sono solo un numero, no? Perché lei ne vede tanti come me. Quindi a lei, di me, non gliene frega niente. Al che io gli rispondo, no, non rigiri quello che ho detto. Però ormai è partito per la tangente e non mi ascolta più.
Il medico mi ha detto, è tutta questione di testa, forse è il suo essere artista che la fa essere un po' più sensibile, no? Se dimagrisci ti faccio sposare con mio figlio. Ah, davvero ha detto questo, no? Ma chi se ne frega? La mia dottoressa invece va bene com'è. È schietta, non gira attorno alle cose, è diretta, simpatica, ha una gran voglia di parlare. Arriva questo paziente che spalanca la porta e rompe nel mio ambulatorio mentre io sono lì che ne ho appena fatto uscire un altro. Devo chiamarne un altro ancora e in quel momento lui entra e dà per scontato di poter iniziare a vomitarmi addosso tutta la sua ansia senza neanche dirmi «Scusi, mi dispiace, vorrei solo dirle una cosa, è un brutto momento». No, lui entra. E io, vabbè, mattinata allucinante. In sala d'attesa poi mi ritrovo 11 pazienti anziché i 6 previsti e per di più sono nel pieno della mia sindrome premestruale, quindi già pure nervosa di mio. Comunque, voglio dire, ho capito che sono una dottoressa, ma ho il diritto di non stare bene anch'io? Posso avere il ciclo anche io? E così, quel giorno, dopo 6 mesi senza risultati sostanziali, nonostante 3 tipi diversi di intervento invasivo e 3 tipi di terapia farmacologica, prima di tutto ho buttato fuori dall'ambulatorio la madre, che la seguiva a ogni visita. E poi le ho detto, signorina, senta, bisogna che ci parliamo chiaro, perché io non so più cosa fare per risolvere il suo problema. Io capisco che lei ha qualcosa dentro che non va, diciamo, perché il suo dolore non risponde a una terapia che normalmente ha successo. Quindi, mi ascolti, proviamo a parlarci chiaro. Ora, il fatto è che io non so se la sua depressione sia dovuta al dolore che c'ha ormai da 4 anni o se è collaterale al dolore, cioè se lei già prima fosse un po' depressa. E lei mi dice... Ma sa che lei, dottore, mi ha capita davvero? Guardi, non so se l'ho capita, però io ci provo. Signorina, io devo capirci qualcosa. E così abbiamo parlato, ancora, ancora. Le ho fatto molte altre domande, ascoltandola con attenzione, finché mi ha detto... A 15 anni sono stata violentata da mio padre. A quel punto mi è crollato il mondo addosso. Cioè, a me, eh? Non a lei. Perché a quel punto lì, io a cosa servivo come medico? Come medico della terapia del dolore, intendo. Cosa potevo fare per una persona così? E allora le ho chiesto, signorina, onestamente, lei pensa che io possa esserle ancora utile? Sì, perché è il primo che mi ascolta e mi ha tirato fuori il problema. E ho dovuto reinventarmi tutto il trattamento. E quindi, d'accordo con lei, non con la madre, stiamo ottenendo dei validi risultati. Vorrei semplicemente che ognuno ascoltasse l'altro. Vorrei semplicemente che ognuno di noi ascoltasse l'altro. Sarebbe la cosa migliore. E la più importante. Grazie. Allora, volevo ringraziare Elena Fiorenza, Francesco Wolfe e anche Mario Struglia di Milk che hanno inscenato questi dialoghi. Non sono inventati, sono esperienze, aneddoti che abbiamo cominciato a raccogliere da medici e persone con patologia, pazienti, quindi sono storie vere. E rappresentano il prologo o il trailer, come si dice, di 12 minuti. 12 minuti è la nostra risposta alla chiamata che ci è arrivata il 3 ottobre scorso, quando, grazie alla ospitalità della senatrice Zambito, ci siamo trovati qui a parlare di relazione medico-paziente. Il 3 di ottobre è arrivata forte la richiesta «fate qualcosa di concreto», quindi cerchiamo di dare un contributo alla evoluzione di questa relazione. Quindi approfondiremo in questa ora di tempo che passeremo assieme che cosa significa relazione medico-paziente e come possiamo migliorarla. Quindi lascio la parola alla senatrice Zambito per saluti di
accoglienza. Grazie. Grazie. Allora, intanto grazie mille di essere qua in questa sala meravigliosa. Quando organizziamo qualcosa qui c'è un supplemento di emozione per essere in questo posto. Siamo molto privilegiati ad avere l'opportunità di fare degli incontri proprio in questa sala. Sì, abbiamo voluto insieme con Ela Globe continuare il percorso che avevamo intrapreso l'anno scorso qua in Senato, ma ancora prima negli incontri a cui ho partecipato online con loro, perché noi crediamo moltissimo, e non è un plurale maiestatis, è io insieme ad Ela Globe e alle associazioni dei medici e dei pazienti, crediamo moltissimo nella relazione tra medico e paziente, crediamo moltissimo che questa possa influire positivamente sull'esito della malattia, così come crediamo moltissimo nel patient engagement, che è il secondo argomento di questa giornata. Ed è un po' per questo che sul primo tema abbiamo voluto davvero far qualcosa, e io ringrazio Ela Globe perché insieme alle associazioni ha avuto un'ottima idea, ve la illustreranno. E sul secondo tema, dopo un dibattito e dopo aver anche esposto l'importante ricerca che è stata fatta sul tema appunto del patient engagement, e nella discussione con voi e nelle cose che usciranno da questo convegno, io vorrei anche insieme ai colleghi di maggioranza e opposizione che hanno dato la loro disponibilità, anzi ora li facciamo subito intervenire, arrivare a una proposta di legge che prenda esempio e parta insomma dagli esempi più positivi che ci sono in giro per il mondo, proprio sull'argomento del coinvolgimento, patient engagement, del coinvolgimento del paziente nelle terapie. Ecco, quindi è con questa introduzione che ti passo la parola, io farò le introduzioni, ascolterò tutti voi e prenderò appunti. Ok, grazie. Quindi allora, innanzitutto a questo punto chiamo la senatrice Elena Murelli per un saluto ai presenti. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie a Ela Globe, grazie alla collega Zambito per aver organizzato questo incontro per affrontare insieme questa tematica molto importante. Allora, come abbiamo visto dai 12 minuti di introduzione, è fondamentale e importante che il paziente venga ascoltato, perché nel momento in cui si rivolge al medico, si rivolge nelle mani della persona che ha in mano poi naturalmente la sua vita. Perché se noi pensiamo a un malato oncologico, un malato terminale, un malato con una malattia rara, piuttosto che malattie come vengono chiamate invisibili, che però abbiamo come, tra virgolette, non sentimento, ma naturalmente come attività, qualcosa che ci tocca, sicuramente è importante dare una risposta e soprattutto essere ascoltati. E per questo che mi trovo molto bene con la senatrice Zambito, perché ci piace ascoltare l'associazione dei pazienti. Ed è per quello che abbiamo presentato una proposta di legge che vuole dare voce all'associazione dei pazienti, una proposta di legge di diverso schieramento politico, quindi non ha un colore politico. Ci sono diverse persone che l'hanno sottoscritta e sono molto contenta, perché è il primo segnale per far partecipare l'associazione dei pazienti ai tavoli decisionali del Ministero della Salute. È una proposta di cui abbiamo chiesto la calendarizzazione più volte, sia in commissione che direttamente in aula. Il primo segnale è stato dato con la famosa proposta sull'oblio oncologico, e in quell'occasione, visto che è stata una proposta di legge all'unanimità, in quell'occasione abbiamo chiesto anche la calendarizzazione di questa proposta di legge, e noi continueremo a farlo. È stato dato il primo segnale anche dall'AIFA,
perché per esempio EMA, l'Associazione Europea del Farmaco, è dal 2015 che ascolta l'Associazione dei Pazienti. AIFA con il nuovo regolamento ha introdotto anche l'Associazione dei Pazienti e tavole decisionali. Perché non possiamo farlo anche al Ministero della Salute? E questo è un 4. Dall'altro punto di vista è invece la tematica che viene toccata oggi in questo evento, che è quello di andare a modificare la relazione umana tra medico e paziente. Perché oltre alla relazione scientifica, la relazione terapeutica, la relazione che si basa su due persone, e quello che chiede il paziente è di essere ascoltato, di essere compreso e di essere guidato. Sia ieri che stamattina ho già partecipato ad altri due eventi in cui abbiamo parlato del PDTA. E un'altra cosa che vorrei sottolineare è che ci sono troppe differenze, non solo tra ospedali, non solo tra regioni, e quindi procedure per poter seguire il paziente stesso nel percorso della diagnosi e la cura. Ecco perché allora io propongo direttamente di istituire delle linee guida generali a livello nazionale, in modo tale che ci sia un percorso da seguire, specialmente nelle malattie particolari, come per esempio le malattie rare, le malattie oncologiche, in modo tale che ci sia uniformità di trattamento. Poi i PDTA vengono decisi a livello territoriale, poi si passa al piano di cura che si va verso la medicina sempre più personalizzata. Però ritengo che almeno i criteri generali siano uguali per tutti in tutte le regioni, e questo lo ritengo fondamentale come passo. E quindi non mi resta che chiudere, che così scappo in Commissione Sanità, dove abbiamo in discussione alcune tematiche di cui appunto sono anche relatrice, devo andare a incardinare, però ci tenevo ad esserci e fare un saluto. Confido nel grande lavoro della senatrice Zambito, che riporterà poi quello di cui avrete discusso oggi, e siamo insieme all'ascolto dei pazienti e portate pure avanti questa tematica che è sicuramente molto importante. Grazie. 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 Chiedo anche alla senatrice Elisa Pirro, grazie per un saluto. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata, temevo di essere in ritardo, invece sono arrivata al momento giusto per sentire una performance stupenda e che deve far riflettere tutti quanti noi sicuramente. A me ha riportato in mente alcuni episodi di vita vissuta nelle relazioni con i medici. Io mi ritengo una persona fortunata, però è vero, a volte bisogna saper trovare quella fessura per attirare veramente l'attenzione dell'interlocutore dall'altra parte, riuscire ad uscire dal binario del consueto, del faccio sempre così, faccio sempre le stesse domande, mi aspetto questo tipo di risposte e quindi poi magari non ascolto realmente quello che mi sta dicendo il paziente dall'altra parte. Non è facile, ci va fatica da tutte e due le parti, e spesso i nostri sanitari sono già sopraffatti da tantissima fatica e tantissimo lavoro. Guardo il dottor De Iaco e posso dire che lo capisco bene, si vede il peso delle responsabilità che porta ogni giorno con sé. Ci va un piccolo sforzo da parte di tutti, e il nostro ruolo di politici è quello di aiutare, cercare di semplificare laddove possibile, magari togliere un po' di burocrazia se si può, qualche preoccupazione, e fare in modo che i medici abbiano un po' più di tempo da dedicare ad ogni singolo paziente, perché quel tempo in più che si spende in fase iniziale a volte può comportare tanto tempo risparmiato dopo, tante cure sbagliate, tanti percorsi che non sono quelli più adatti e più idonei. Non c'è una persona uguale a un'altra, abbiamo un certo numero di cromosomi e tante milioni di basi di DNA che ci distinguono uno dall'altro, seppure su una percentuale molto alta di basi comuni, e quindi questo dovrebbe far sì che ognuno si approcci all'altro con la dovuta attenzione, sapendo che nessun caso è identico per quanto simile possa essere a un altro. Quindi ringrazio davvero Irene per questa bellissima iniziativa, per quello che stai portando avanti. Da parte mia, del mio gruppo, sai che c'è la massima collaborazione. Mi ha fatto molto piacere sentire anche la collega Murelli, devo dire che molto spesso ci troviamo allineati quando si tratta di
questioni che riguardano la salute e la vita quotidiana dei cittadini, e speriamo che questo si possa tradurre quanto prima poi in azioni concrete di cui poi tutti possano vedere i risultati e i benefici nel più breve tempo possibile. Io vi chiedo scusa, resterei volentieri a sentirvi tutti perché so che sarà un discorso e un convegno interessantissimo, ma anch'io ho commissione e devo purtroppo scappare, ma vi auguro davvero buon lavoro e buon proseguimento. Grazie. Anch'io ce l'ho alla commissione, però io buco. Grazie ancora. A questo punto comincio io parlandovi di 12 minuti e di che cosa sarà 12 minuti. Prima di farlo volevo ringraziare tutte le associazioni di pazienti che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa, tutti quanti gli altri ospiti, e un sentito invece ringraziamento anche al panel che vedete qui con me. Quindi alla mia destra c'è Iris Zani dell'Associazione Amici Obesi, dall'altra parte abbiamo Giussi Fabio che è vicepresidente AISF. Allo stesso tempo volevo ringraziare anche la dottoressa Cristina Rinaldi del Ministero della Salute che ci ha tenuto ad essere presente in rappresentanza della dottoressa Mainolfi, e poi volevo ringraziare veramente di cuore, perché la partecipazione è pienamente sentita, sia il dottor De Jaco, che è il presidente della SIMEU, quindi la Società Italiana di Emergenza e Urgenza, che il professor Finco per la Società Italiana del Dolore. Quindi 12 minuti, comincio io raccontandovi 12 minuti e poi faremo una parte di dibattito con i presenti. Che cos'è 12 minuti? Allora, è la nostra risposta a cercare di dare un contributo di avvicinamento in questa relazione. Quindi, come avete ascoltato sia dalla performance degli attori precedenti che anche degli interventi da parte dei politici successivi, la relazione ci siamo resi conto che c'è uno spazio di opportunità di avvicinamento. Quando abbiamo avuto l'impulso il 3 ottobre ci è arrivato un impulso dalla parte del paziente, no? Di aumentare nell'altro interlocutore della diade, quindi il medico, la disponibilità a comprendere. Non ci siamo fermati a quello, abbiamo dialogato anche con il mondo della clinica e abbiamo capito che esiste una opportunità di incremento nella comprensione e quindi di empatia anche nel paziente. Quindi ci siamo chiesti come facciamo ad aumentare, quindi in questi due attori di relazione, paziente e medico, una maggiore comprensione dei vissuti reciproci, no? E su questo abbiamo deciso di costruire 12 minuti. 12 minuti, perché 12 minuti? Ci sono diverse ricerche che ci dicono che la relazione medico-paziente va dai 5 minuti, in Italia, sto parlando, in India per esempio dura meno di un minuto la relazione. Quindi, in Italia andiamo dai 5 minuti ai 9 minuti e ai 12 minuti, quindi noi abbiamo deciso di puntare su 12 minuti con l'auspicio quindi che si possa diventare almeno lo standard comune. Che cos'è 12 minuti? È una serie podcast. Che cosa intendiamo conseguire con 12 minuti? L'incremento della comprensione, quindi dell'empatia reciproca, sia nel medico quanto nelle persone con patologia. Come lo realizzeremo? Lo realizzeremo continuando a raccogliere esperienza di vita vissuta sia dalla parte medica che dalla parte dei pazienti, e su questo andremo a costruire le cosiddette puntate di una serie. È un semplice podcast? No, non è un semplice podcast. Perché non lo è? Perché è uno strumento con il quale andremo a formare, se volete, tanto la componente pazienti quanto la componente medica, ma con l'obiettivo di andare a misurare il cambiamento pre e post, quindi che cosa riusciremo a portare come contributo in termini di incremento dell'empatia. Da un punto di vista delle scale di misurazione, quindi volendo utilizzare un approccio più razionale, esistono diverse scale di misurazione della empatia. E quindi insieme
al comitato scientifico che diciamo il al board che guiderà la realizzazione di 12 minuti, quindi fatto dalle società scientifiche presenti e dalle associazioni pazienti, identificheremo il miglior strumento di valutazione per andare a misurare che tipo di cambiamento porteremo in coloro che saranno esposti all'ascolto. Lo realizzeremo grazie ad un partner che abbiamo scelto, che è Milk, la società che realizza, fra le altre cose, anche podcast. Abbiamo scelto il partner, che poi approfondirà meglio nella parte finale di cosa stiamo parlando dal punto di vista realizzativo, perché c'è stata diciamo, un'affinità non solo da un punto di vista professionale, ma abbiamo percepito una forte capacità proprio di empatia nella comprensione dell'argomento che stavamo trattando. Quindi mi faceva piacere diciamo, sottolinearlo, e la performance, che poi è stata fatta anche da uno dei fondatori di Milk, insomma, secondo me è esemplificativa, no? La performance, Francesco è attore sicuramente, ma mi piace pensare che sia stata anche sentita come interpretazione. Quindi questo diciamo è 12 minuti, quindi parte oggi come progetto, è la risposta che vi dicevo stiamo cercando di dare a quella chiamata che c'era arrivata l'anno scorso, il 3 di ottobre, in questa stessa aula. Quindi a questo punto, se va bene, comincerei con un giro di interventi, e mi faceva piacere avere diciamo, un contributo da parte della dottoressa Cristina Rinaldi, che è il direttore dell'Ufficio 5 della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale al Ministero della Salute. Quindi non posso esimermi da porle la domanda. Dottoressa Rinaldi, secondo lei come possiamo fare per aumentare nelle professioni sanitarie la capacità di empatia e di comprensione dell'altro? Buonasera a tutti. Come Ministero, a nome anche della dottoressa Menolfi, ringraziamo per l'invito a questo momento di incontro che effettivamente ci pone davanti a temi importantissimi e fondamentali che devono costituire una sfida per il miglioramento nel nostro sistema sanitario nazionale, soprattutto per noi che quotidianamente siamo concentrati su quelle che sono importanti temi legati più che altro a quella che è l'organizzazione dei servizi, quindi come migliorare, efficientare i servizi per venire incontro ai nuovi bisogni di salute. Il tema oggi è fondamentale, che tocca a tutti, ci tocca sia come funzionari dello Stato, ma anche come persone che nella vita comune si trovano a dover poi imbattersi in problemi, tra virgolette, di salute. Chiaramente l'ascolto, l'analisi, il cambiamento. Noi, come Ministero abbiamo messo in campo più di un'iniziativa che è volta a favorire e migliorare la capacità del professionista sanitario di migliorare l'ascolto, la relazione con il paziente. E queste iniziative partono soprattutto, come dicevo, dal miglioramento dei servizi. Noi abbiamo avuto il piano della cronicità, che ha già introdotto temi fondamentali come proprio nell'ottica di migliorare l'ascolto, la presa in carico del paziente cronico, avendo tutti quanti la consapevolezza che la cronicità e la fragilità sono poi i temi su cui il sistema sanitario futuro dovrà imbattersi principalmente. Il paziente deve diventare attore fondamentale, protagonista del sistema sanitario, sempre più al centro della complessità del sistema. E tutto questo ovviamente deve essere accompagnato da un cambiamento culturale. L'altro tema, come migliorare l'engagement. Noi ci troviamo a confrontarci adesso col DM77 del 2022, che ha riorganizzato i modelli
sanitari e che pongono al centro proprio del sistema il paziente, la presa in carico del paziente, avendo come punto di riferimento la comunità. Quindi il processo deve avere innanzitutto guardare ad una valorizzazione della comunità, del territorio, che ponga al centro il paziente e che valorizzi, o meglio, enfatizzi anche il concetto di multiprofessionalità di tutti i professionisti sanitari. Quindi il DM77 pone al centro della visione del sistema tutto il cittadino paziente, che deve quindi attraverso un nuovo modello organizzativo sentirsi al centro del sistema e quindi possa in questo senso ricevere le attenzioni di cui ha bisogno, tenendo presente che i nuovi bisogni di salute sono sempre più in continuo e costante cambiamento. Quindi diciamo che il tema è sicuramente attuale, come migliorare l'engagement. Noi, è stato anche qui diciamo dalle senatrici evidenziato un problema grosso, un problema di carenza del personale. Ciò tuttavia non deve sicuramente scontrarsi con la necessità di garantire sempre l'empatia necessaria con il paziente quando appunto durante una visita, empatia che deve essere garantita, questo forse dobbiamo sottolinearlo, dalla fase non soltanto iniziale della diagnosi, ma probabilmente pre-diagnosi, per avere come punto di riferimento tutto il ciclo assistenziale, quindi per poi svilupparsi durante tutto il periodo della terapia, del ciclo assistenziale. Noi oggi ci confrontiamo con la necessità di nuovi bisogni di salute, in questo senso l'engagement sta probabilmente facendo sviluppare anche l'esigenza di nuovi profili sanitari. Noi abbiamo parlato di DM77 del 2022, quindi la necessità di provvedere con anche competenze diverse dei professionisti sanitari. Stiamo parlando di infermieri di comunità o di famiglia, cioè persone che siano in grado, attraverso un processo di formazione diverso, orientato, di prendere in carico le persone assistite e quindi di riuscire a centrare i bisogni di salute ponendo pertanto attenzione alle esigenze che emergono. Altro tema sicuramente che noi stiamo considerando è il tema e che quindi ci facciamo carico come Direzione Generale delle Professioni Sanitarie è una attenzione ad ampio raggio di quella che è la formazione dei professionisti sanitari, cioè nella revisione, nel processo di revisione della formazione, questo possiamo farlo insieme, ci possiamo fare promotori insieme al MUR, al Ministero dell'Università, di fare in modo che la formazione a livello di base possa contenere degli specifici aspetti che riguardino proprio il potenziamento dell'engagement, dell'empatia che i professionisti sanitari devono manifestare durante lo svolgimento della propria attività. Chiaramente sono processi che non devono fermarsi alla formazione di base, ma devono poi interessare anche quella specialistica o comunque post base. Quindi deve essere un processo che deve continuare e che deve consentire al professionista di sviluppare queste capacità, ma anche di mantenerle successivamente durante la propria prestazione lavorativa. Da questo punto di vista posso dire che noi già stiamo lavorando nell'ambito dell'ECM, questa è una nostra proposta della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, nell'ambito della Commissione Nazionale di Formazione Continua,
per uno sviluppo del processo diciamo di un migliore ascolto, di una maggiore empatia per quanto riguarda i professionisti sanitari impegnati quotidianamente nei presidi ospedalieri. Nell'ambito dell'osservatorio contro le violenze dei professionisti sanitari, che è istituito presso la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, osservatorio per la sicurezza dei professionisti sanitari e sociosanitari, noi è emersa la necessità di prevedere degli standard minimi di formazione dei professionisti sanitari proprio per, come strategia di prevenzione anche contro le aggressioni dei professionisti sanitari. Questo per orientare un migliore dialogo, una migliore comunicazione tra il professionista e il paziente. Cioè ciò fa in modo che da una parte il professionista sia diciamo in un certo senso attenzionato, quindi possa segnalare preventivamente quelle che sono i fenomeni di aggressione, ma possa al contempo migliorare anche la relazione con il paziente, quindi sviluppando entrambi delle strategie di comunicazione migliori che siano di aiuto nella relazione ad entrambi. Quindi possiamo dire che l'altra diciamo, iniziativa che stiamo fortemente diciamo, portando avanti è anche lo sviluppo di competenze tecnologiche. I nostri professionisti devono, attraverso anche l'uso della tecnologia, migliorare la comunicazione, devono e possono migliorare con i professionisti sanitari, quindi l'uso di tecnologie e di strumenti tecnologici adesso a disposizione, stiamo pensando anche all'uso della telemedicina, può sicuramente sviluppare un processo di dialogo e comunicazione col paziente che potrà aiutare entrambi nello sviluppo di una efficace relazione. Da ultimo, una iniziativa che ci preme anche poter diciamo, sensibilizzare è quella di consentire che questo processo di dialogo e di ascolto sia sviluppato maggiormente laddove ancora non presente nei codici deontologici di tutte le professioni sanitarie. Cioè io mi occupo nello specifico proprio della disciplina delle professioni sanitarie, ma anche di tutti gli aspetti etici e deontologici. Molti già codici deontologici hanno, mi riferisco a quello dei medici, proprio uno dei principi e viene comunemente richiamato, quello dell'alleanza terapeutica, ma qui ovviamente non si parla soltanto di alleanza terapeutica, si parla appunto di un processo che va oltre e che quindi deve essere sensibilizzato, può essere sensibilizzato anche con un potenziamento all'interno di quelle che sono le regole tecniche che governano l'agire quotidiano di tutte le professioni sanitarie. Quindi io vi ringrazio e lascio la parola agli altri interlocutori. Grazie, grazie. Allora, quindi dicevamo 12 minuti è basato diciamo, sul dialogo, quindi su un'alternanza di voci. E su questo vorrei seguire questo filo, no, dell'alternanza delle voci, ascoltando diciamo, il contributo sia della parte della persona con patologia, quindi del paziente, che dal mondo della clinica, quindi del medico. Volevo chiedere un intervento quindi ad Iris Zani. Iris, ti volevo chiedere, ci sono alcune patologie in cui diciamo, l'elemento di quello che viene definito stigma può essere un limite, no, alla relazione, no? Ci sono alcune patologie, mi viene in mente, faccio un esempio diciamo, al di fuori dal contesto attuale, molte volte il carcinoma a polmone è basato sullo stigma verso il fumatore, no? Te la sei andata a cercare, no? In sostanza. Quindi quanto questo secondo te è un limite alla relazione, al dialogo aperto e franco con il proprio medico? Allora,
Innanzitutto buongiorno, grazie per questo invito, ma soprattutto grazie per dare la possibilità a una patologia come la nostra di farci ascoltare, patologia che non è ancora stata riconosciuta e di conseguenza non ci aspettiamo ancora di essere chiamati su questi tavoli di lavoro. Sicuramente, o meglio, è un lavoro molto, molto grande quello che è stato fatto, prossimamente dovrebbe essere discussa una legge, si chiama legge Pella, che appunto porterà a riconoscimento perlomeno giuridico di questa malattia, ma il lavoro che bisognerà fare successivamente anche a questa autorizzazione da parte di questa legge, il lavoro sarà molto grande da fare ancora, soprattutto su quella che è la classe medica, che ha una convinzione purtroppo ancora molto ben consolidata che il paziente sia responsabile delle proprie azioni e che sia responsabile del suo status, forse ancora di più del fumatore, per fare l'esempio. Se si tratta di una malattia che è molto evidente, è vero anche che è una malattia che se fosse presa agli esordi e quindi se ci fosse un approccio da parte del proprio medico, diciamo medico di base, se ci fosse un approccio diverso con il proprio paziente, molto probabilmente non ci sarebbero 6 milioni di obesi che vivono in Italia. Questo è un punto fondamentale, secondo me, che di cui sono fortemente convinta, vuoi anche per esperienza personale. Purtroppo la classe medica di primo impatto con il paziente non è pronta a parlare di obesità con il proprio paziente, non è pronta a farlo né nel modo, diciamo, caratteriale o discorsivo, ma non lo è neanche sotto il punto di vista di uno screening preciso e attento dei propri pazienti. La dimostrazione l'abbiamo avuta durante il Covid, quando ci è stato detto che il paziente con obesità avrebbe potuto accedere ai vaccini prima degli altri pazienti. Sostanzialmente i medici di base non avevano una lista, un database con i propri pazienti. Sono stati i pazienti che si sono dovuti armare di pazienti e rivolgersi alle strutture e dire: io soffro di obesità, ho fatto il conto e quindi avrei diritto a questo vaccino. Diciamo che non è questo il modo di affrontare la malattia. Ci vorrebbe una forte azione di screening, di prevenzione soprattutto, e soprattutto non ci dovrebbe essere quello stigma verso il paziente dove, e ancora qui parlo di esperienza personale, quando ormai ho avuto la consapevolezza che avevo bisogno di aiuto, mi sono sentita dire in primis che dovevo farcela da sola, che dovevo prendermi carico di un cambio di stile di vita molto, molto forte, ma che non avevo diritto a nessun tipo di aiuto. Quando poi le cose sono degenerate, ho potuto accedere alla chirurgia bariatrica e oggi come oggi si può accedere anche a terapie farmacologiche. Questo dovremmo evitarlo. Se il medico riuscisse a prendere in carico il proprio paziente molto prima, non dovremmo arrivare a questo tipo di terapie. Anche in questo caso c'è stigma, perché si ritiene che siano delle vie facili di cura piuttosto che metterci l'impegno personale. Questo non è giusto, perché a un malato oncologico non gli dici: stai scegliendo il percorso di cura più facile o a qualunque altra patologia, non voglio assolutamente entrare nel merito, ma anche il paziente con obesità ha diritto di curarsi, di scegliere delle metodiche più adatte a se stesso e avrebbe, sinceramente, avrebbe diritto anche di potersele permettere, cosa che in questo momento è molto difficile. Quindi concludo dicendo che dobbiamo veramente cambiare la narrazione di come affrontare questa malattia e ci aspettiamo che i medici in primis ci aiutano a far capire anche alla collettività che non è un vizio ma è una patologia vera e propria. Grazie. Grazie a voi. Allora, due commenti. Il primo, grazie, perché è stata nei 5 minuti che io non ho detto, no? Quindi infatti chiedo a tutti di stare nei 5 minuti. No, l'altro commento invece più serio è su questo aspetto che è stato toccato, questo dello stigma.
Si potrebbe pensare, no, diciamo, che questa manifestazione della presenza dello stigma sia semplicemente basata su racconti personali, quasi come una sorta di rivendicazione sindacale. Mi piace però portare a conoscenza dei presenti che ci sono delle evidenze in letteratura che dimostrano come all'aumentare del BMI c'è una correlazione fra aumento del BMI, quindi l'indice di massa corporea, e la numerosità delle lamentele verso gli uffici reclamo da parte dell'utenza sanitaria. Quindi diciamo qualcosa forse ci deve essere. E a questo punto la voce della parte medica. Allora, prima quando ho parlato dei 12 minuti ho detto l'obiettivo è quello di cercare di aumentare la relazione basata sul dialogo, un dialogo che sia presente e simultaneo in quel momento, no? Quindi una relazione sincronica. Quindi mi verrebbe da chiedere al presidente dell'Assimeu, è possibile un dialogo presente in emergenza urgenza, in un setting di emergenza urgenza? Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente no, è impossibile, infatti mi avete chiamato come cattivo esempio, mi risulta così. No, in realtà non è così, ovviamente. Mettiamola così, venire da medico di pronto soccorso in questi anni qui a parlare di patient engagement, di relazione medico-paziente, eccetera, mi mette di fronte ad un bivio. Apro il discorso della conflittualità, delle aggressioni in pronto soccorso e risolvo tutto il problema dicendo che c'è conflittualità e che dobbiamo trovare un sistema per diminuire la conflittualità attraverso la comunicazione. E non sbaglio, perché è assolutamente vero. Però c'è un altro punto. C'è il fatto che la comunicazione, l'engagement del paziente, pur in pronto soccorso, pur in medicina d'urgenza, può essere un momento assolutamente fondamentale in tutta la storia di quel paziente e in alcuni casi può essere proprio cruciale. Una cosa che mi ha sempre colpito è il fatto che molti degli adolescenti italiani e non solo italiani abbiano come unica porta d'accesso, unico momento di contatto col Servizio Sanitario Nazionale il pronto soccorso. Nel momento in cui si risolve quella piccola questione per la quale finiscono in pronto soccorso e che magari cela invece dietro tutto quel disagio e quei problemi che conosciamo adesso, non ci sia più un contatto col servizio. Questo significa che lì dentro c'è un'importanza cruciale in quello che facciamo, ma questo ovviamente si scontra con tutto quel contesto lavorativo, oltremodo peggiorato negli ultimi anni, sul quale non mi soffermo perché ormai è noto a tutti e sono un po' stufo anch'io di raccontarlo, devo dire, si scontra con la possibilità oggettiva. Allora, per riuscire a aumentare l'engagement del paziente anche in medicina di emergenza e urgenza, allora dovrei rispondere, se facessi il sindacalista, ma non lo faccio, benissimo, migliorate le nostre condizioni di lavoro, diminuite l'intensità di un turno, diminuite il numero di pazienti e di incontri per singolo turno e noi sicuramente riusciremo a dare di più. E sarebbe corretto anche questo. Ma anche questo non risolve il problema. Il vero punto è che superare lo stigma in senso lato e aprire alla relazione medico-paziente anche in emergenza e urgenza è un esercizio difficile e impegnativo che pure dobbiamo fare. Lo diceva la signora poco fa. Ma provate a pensare di vedere la quinta crisi d'ansia nello stesso turno di notte. Per quanto vi armiate di santa pazienza, la quinta crisi d'ansia ce l'avete voi, la crisi d'ansia. Ma pensate per esempio a come gestiamo i pazienti, è un'autocritica, a come gestiamo i pazienti con l'alcolismo in pronto soccorso. Eppure quanti problemi si c'erano dietro quello. Pensate allo stigma nei confronti del paziente con bronchite cronica ostruttiva fumatore. Da fumatore lo dico, spero che i miei colleghi prima o poi mi trattino meglio, ma obiettivamente abbiamo questi problemi e questi problemi in urgenza, dicevo, si scontrano con una serie di difficoltà oggettive, il tempo paziente, il numero delle interruzioni, l'intensità, il burnout nostro, la stanchezza nostra, eccetera, ma devono essere risolti comunque, e qualche volta si riesce, attraverso un incremento della capacità comunicativa. Una citazione che facevo con degli amici ieri è quella di De Crescenzo, no? Il tempo che si misura in lunghezza oppure in larghezza, è la stessa cosa per la comunicazione. Noi possiamo, e lo so con certezza, perché lo vedo fare tutti i giorni,
non con tutti, ma lo vedo fare tutti i giorni. Noi possiamo sicuramente incrementare la qualità della nostra comunicazione, non allungando il tempo, qualche volta è necessario, si fa, ma semplicemente intensificando quel tempo, allargando quel tempo, allargando quel tempo. Per fare questo ci vuole competenza, ci vuole valori, e concludo, ma ci vuole anche formazione. La capacità di una buona comunicazione, lo diciamo sempre nei nostri corsi d'orore con gli specializzandi, la capacità di una buona formazione non è come la lingua di fuoco dello Spirito Santo che scende su qualcuno sì e qualcuno no. La capacità di una buona formazione, magari qualcuno ce l'ha innata perché ha una capacità empatica innata, ma sicuramente ce l'hanno dimostrato poco fa con quella bellissima breve pièce narrativa che è stata fatta. La capacità di una buona comunicazione è una competenza. Nessuno ce l'ha mai insegnata. Tra di noi iniziamo a raccontarci qualche cosa di più, qualche volta riusciamo a rivolgerci ai professionisti, è più frequente che invece proviamo a insegnarcela, guardo un collega che ride, fra di noi in reparto, ed è così, però quello è un punto che va superato, in qualunque contesto, tenendo presente delle caratteristiche differenti naturalmente dei vari contesti. Cinque minuti spaccati, quindi ripristino il cronometro. È la mia capacità di comunicazione. No, però grazie per la disponibilità che ci ha dato per poter poi diffondere successivamente 12 minuti anche nella platea dei medici dell'emergenza urgenza. Passerei quindi a questo punto la parola di nuovo alla persona con patologia. Volevo chiedere a Giusi Fabio quanto è difficile la relazione quando si deve parlare di qualcosa che è invisibile. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito e avere dato voce a quelli che sono i pazienti affetti da fibromialgia, perché io stessa lo sono e rappresento con la nostra associazione appunto migliaia di pazienti affetti da questa patologia. È un problema enorme. L'invisibilità, nel sentirsi invisibili davanti a quei medici che dovrebbero inquadrarti, fare una diagnosi, indicarti un percorso corretto e invece al contrario sostengono ancora oggi che questa patologia non esiste, che è immaginaria, che è frutto soltanto della nostra invenzione mentale, quindi non danno giusta attenzione e considerazione alla nostra sintomatologia, ma addirittura sminuiscono il problema e soprattutto non ascoltano. Credo che sia, non dico peggio, ma se la giocano con il dolore reale che viviamo, il dolore che è il sintomo principale di questa patologia che viviamo ogni giorno. Davanti a questo naturalmente si crea un muro invalicabile che è quello che mina definitivamente quella speranza e fiducia nei confronti di quel medico che appunto non ti sta dando l'aiuto reale, ma nello stesso tempo sviluppa avvilimento, frustrazione e rabbia, e quello che adesso viene definito dolore sociale, quel dolore che nasce ed è in letteratura evidenziato perché non si è compresi, perché non si è ascoltati, capiti, visti. Noi perdiamo tutto con questa patologia, perdiamo la normalità del nostro quotidiano, ma soprattutto perdiamo una dignità, che è quella di essere considerata addirittura dei malati. E quindi io personalmente sono arrivata a una diagnosi dopo ben 7 anni. Questa predisposizione al non vedere crea un grosso danno, quello di dare una diagnosi, e di conseguenza viene meno il diritto alla salute e anche alla cura. Perché io che sono una paziente cronica, fibromialgica, ma che ha una concomitanza con un'altra malattia cronica addirittura degenerativa, avere perso 7 anni nell'essere inquadrata, non vista, mi ha negato un diritto importante di cura che ha leso anche la mia vita realmente, perché ho avuto delle conseguenze irreparabili.
Quindi è gravissima questa non corretta visione del medico nei confronti di determinate patologie e di determinati pazienti. È fondamentale pertanto la formazione e la giusta consapevolezza che i medici devono avere nei confronti di queste patologie, ma soprattutto avere sensibilità ed empatia, perché questi pazienti, noi pazienti, già di nostro, viviamo questa, diciamo, non considerazione, non siamo creduti anche in altri ambienti molto spesso, anche la stessa famiglia non ti crede a volte, proprio a conseguenza del fatto che i medici sostengono che forse è ansia, forse è depressione, forse è anche un problema psichiatrico. Io personalmente evidenzio proprio il mio vissuto, perché è stato veramente forte, sono stata domandata tante volte dallo psichiatra, quando invece di psichiatria dentro di me non c'era nulla. Io ho avuto la fortuna di avere la famiglia accanto, ma c'è gente che non ce l'ha. È l'ambiente sociale, amicale, l'ambiente lavorativo. Quindi diventa dare un ulteriore peso a un peso che già praticamente una malattia dà. E questa predisposizione errata dei medici nei confronti di queste patologie crea anche un altro problema, che è quello della mancata educazione del paziente, della mancata formazione del paziente, perché è fondamentale che con una giusta comunicazione i medici diano quella consapevolezza tale al paziente per potersi autogestire, per poter avere quelle competenze nei confronti della malattia, nei confronti delle terapie, del perché vengono date determinate terapie, dargli la possibilità di sapere e di scegliere, invece che lasciarli nella confusione, nella paura. Da noi vengono pazienti che sono terrorizzati perché non sanno cosa li aspetta, e di conseguenza poi quello che diceva l'attrice poc'anzi, non mi curo più, non vado più dal medico, mi curo attraverso Google, naturalmente cadendo poi nelle grinfie di metodiche o terapie errate. E poi aggiungo e chiudo un altro aspetto importante. È vero che questa patologia, come altre patologie invisibili, non è grave, nel senso che non degenera e non porta alla morte. Io vi posso dire che, confrontandomi con tanti pazienti, alla luce di questo dolore sociale, di non essere aiutati e ascoltati, ahimè, la vita si rischia come? Perché i casi di tentato suicidio e voglia di farla finita sono infinitamente tanti. Pertanto la comunicazione corretta, una relazione corretta tra il medico, soprattutto il medico di medicina generale che deve stargli accanto nella gestione della cronicità, per carità, con accanto le associazioni che abbiamo un ruolo importantissimo nell'educazione del paziente e non solo, possono essere veramente un appiglio importante per evitare tanta tristezza, tanta sofferenza di questi pazienti. Grazie. Grazie. Allora, ho trovato interessante un passaggio, quando Giusy Fabio diceva è importante che il medico poi faccia anche l'educazione del paziente alla giusta gestione del dolore, no? Questo l'ho trovato molto interessante, e quindi volevo girare la domanda subito al professor Finco, perché come si può coniugare questo concetto di giusta gestione del dolore in un contesto, mi passi la provocazione, in un contesto, diciamo, nazionale dove culturalmente il dolore e la manifestazione del dolore è sempre vista non di buon grado, diciamo, culturalmente. Buonasera a tutti, grazie per l'invito intanto. Il dolore ha una sua identificazione diversa nelle singole persone, dipende molto dall'ambiente culturale da dove vengono, dalle tradizioni da cui provengono e soprattutto dall'inserimento corretto nell'ambiente sociale, familiare, economico in cui vivono. Il problema dolore è che, come dicono tutti, il dolore ce l'hai tu e te lo tieni. Io posso solo cercare di capirti, ma questo al paziente è un grave danno. Perché il paziente vuole essere compreso e vuole essere riconosciuto. Ecco allora che il compito del medico, che è un super partes, non è coinvolto nella situazione in cui vive il paziente, è uno che ha la fortuna di essere al di sopra e che quindi deve guardare al paziente
in modo obiettivo totale. Noi non abbiamo ancora strumenti, purtroppo, per definire se il dolore c'è o non c'è. Parlo di strumenti biologici, di biomarcatori o di altre cose. Noi abbiamo la possibilità di capire cosa è quel dolore per il paziente. E sulla base di questo noi dobbiamo operare. Se un paziente ti arriva e ti dice mi hanno detto che ho la fibromialgia, però nessuno me la tratta, o qualche medico, il mio medico di base, si dice ci credo poco, quel specialista che le ha fatto la diagnosi è uno che voleva sbolognarla, come si dice spesso all'interno del mondo medico. Ecco, questa è la persona che deve essere presa in carico più di tutte le altre, perché ha vissuto un problema di non riconoscimento del proprio essere, non medico, del proprio essere. E quindi noi dobbiamo cercare di entrare in questa persona. È chiaro che la cultura che ha alla base il paziente cambia completamente l'approccio di noi medici. Noi abbiamo purtroppo età diverse di pazienti che ci arrivano, specialmente noi specialisti del dolore o delle cure palliative o della sofferenza. Io non parlo mai né di dolore cronico né di cure palliative. Parlo di malattia cronica che porta una sofferenza di vivere. E infatti l'OMS ci ha detto che adesso anche il dolore cronico è una patologia biopsicosociale. Finalmente abbiamo riconosciuto questo grande argomento, che non c'è solo la sofferenza fisica, ma la sofferenza fisica porta a delle conseguenze psicologiche, mancanza di sonno, ansia, tutte queste cose, e porta a delle conseguenze economiche gravissime, perché il soggetto non è più produttivo per la società, non è più produttivo per la sua famiglia, e quindi diventa un problema enorme. Allora il medico deve entrare in questi presupposti che ha alla base il paziente, ogni paziente è diverso, e questa è la cosa più difficile. Come diceva qualcuno prima, nessuno te lo insegna, ci deve essere una predisposizione. Io faccio il professore universitario da 23 anni, sono uno dei più vecchi, però vi devo dire che ho visto un'evoluzione della formazione negativa. Siamo sempre andati, grazie anche ai test ammissione, stiamo selezionando medici che sono eccezionali da un punto di vista intellettivo, da un punto di vista terapeutico, ma scarsi dal punto di vista diagnostico. E questo si vede soprattutto nel rapporto con questo tipo di pazienti. Non hanno la modalità di approcciarli, non hanno la mentalità. Noi poi a medicina siamo degli asini, perché noi insistiamo, come facevano i miei tempi, su una formazione psico-relazionale con i pazienti. Non esiste. Per quale motivo? Ci sono troppe materie da studiare, ci sono troppi concetti. Se ci mettiamo anche sta roba, lo studente non si laurea in 6 anni. E quindi c'è anche questo problema. Però è la base di tutte le problematiche che sono venute fuori oggi e che vengono fuori sulla stampa. Il problema è insegnare a chi fa il medico che va ben tutto la terapia oncologica, la chemioterapia, va ben tutto la chirurgia, va ben tutto l'antibiotico, ma quello lì non è quello là. Non siamo tutti qua. E questo nella sofferenza cronica è fondamentale. Io faccio un lavoro che ho scelto di fare questo lavoro perché spazia dalla sofferenza acuta del paziente che deve andare in sala operatoria per farsi un'anestesia, che, come sapete, adesso cosa succede? Non cosa mi fa l'anestesista, ma cosa succede dopo l'intervento chirurgico? Avrò una stomia? Sarò ancora in grado di procreare? Sarò ancora... Sono problematiche che si porta il momento in sala operatoria e purtroppo nel nostro ambiente, tutto il mondo, io sono stato parecchio negli Stati Uniti, ho visto che disastri combinavano, è l'anestesista che se lo prende in carico nella visita preanestesiologica che dura al massimo 10 minuti e poi nel periodo preoperatorio. Poi c'è la parte anche rianimatoria. Pensate alla sofferenza del paziente che va a rianimazione. Non è una sofferenza fisica, è una sofferenza psichica. Perché? Perché se io sono anziano, mi chiedo, ma che senso ha stare qui dentro? Che senso ha? Perché mi fate queste cose che mi fate morire senza vedere i miei parenti, il mio cane e le mie cose?
E poi c'è tutta la parte chiaramente del dolore, delle cure palliative, dove lì abbiamo proprio l'individuo che è sciolto dal suo essere positivo. È un paziente che ormai vede la sua vita come eterna sofferenza. Per cui anche lì fa molto di più un rapporto empatico, un rapporto di commistione, di sensazioni, di emozioni, roba varia, che qualsiasi trattamento. Grazie. Grazie. Quindi i medici della medicina del dolore sono quindi fortunati ad avere il professor Finco come presidente, perché avete sicuramente apprezzato come me la profonda empatia che trasmette, no? Quindi il messaggio che arriva è ok l'organo, ma ricordiamoci che c'è una persona, un individuo, e siccome è un individuo è diverso da un altro individuo e quindi è su quella persona dobbiamo adattare la nostra azione. Allora, sarebbe molto bello continuare, però i tempi sono tiranni per il passaggio alla sessione successiva, quindi chiederei l'intervento a Francesco Wolf e Mario Struglia della società Milk, che ci parleranno di 12 minuti da un punto di vista tecnico, quindi perché e come sarà realizzato 12 minuti. Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti. Mille. Allora, comincio brevemente dicendo intanto che vogliamo ringraziare prima di tutto Elaglob perché ci ha dato occasione di entrare in una tematica che è sconfinata, perché è proprio il momento in cui l'essere umano si mette a nudo nelle sue fragilità, il momento in cui una persona si trova in una situazione di malattia. Noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro che è spesso con artisti, quindi con persone già predisposte ad una grande carica emotiva e comunque a una loro apertura, e ciò nonostante le parole uscite oggi, ascolto, empatia, sono i fondamentali su cui si basa una buona o cattiva riuscita di una performance o di una scena. Oggi avevamo con noi Elena Fiorenza, che è un'attrice bravissima in quanto ad ascolto. La struttura che abbiamo creato, che non sarà quella del podcast, perché il podcast ovviamente avrà una fase di stesura con sceneggiatori e avrà un trattamento anche del suono con sound design entrando in situazione, però il momento in che è successo oggi è partito con le testimonianze, nel momento in cui si è aperto il dialogo, la potenza di quando lei ha dichiarato sono stata stuprata a 15 anni era palpabile. E lì c'era un ascolto, infatti empatia oltretutto non è neanche un discorso di compassione, ma è di entrare in relazione con la persona andando a costruire qualcosa insieme. E il podcast sarà proprio in quest'ottica, verranno appunto coinvolte professionalità che vanno dallo sceneggiatore al sound designer, ovviamente tutto il cast attoriale, per creare uno stile che sarà quello audio movie. Non andremo a creare un podcast talk, quindi con persone tipo professori che possono passare ovviamente delle conoscenze alte, ma lavoreremo su delle leve che sono quelle appunto emotive, perché siamo convinti che quella sia una forma che resta molto impressa e potrà anche allargare il discorso ovviamente agli operatori sanitari, ai professionisti della sanità, ma anche molto ai pazienti, perché è ovviamente un rapporto che si costruisce in due. E, se vuoi anche aggiungere... Sì, quando Elaglob ci ha parlato di questo splendido progetto, il perché un podcast? Perché il loro brief e il loro obiettivo è stato molto chiaro. Vogliamo un mezzo per promuovere la reciproca empatia e il reciproco ascolto e che faccia emergere quei non detti che stanno nascosti dentro il paziente, ma stanno nascosti anche dentro il medico, le situazioni che si creano, per arrivare un po' di più a capirsi. E dovendo mirare a promuovere l'ascolto, un media, un format che si fonda per l'appunto
sull'ascolto puro predispone già, ti porta già ad avvicinarti a questa tematica. E oltretutto uno degli aspetti di cui abbiamo parlato con Elaglob è il fatto che questo progetto deve portare a entrare a una tematica, come si è detto, sia di formazione ma sotto alcuni aspetti anche culturale. Quindi sono argomenti che arrivano anche a rilascio lento, in maniera osmotica, che uno impara non accorgendosi che lì sta, fra virgolette, studiando. E in questo il podcast può essere il format ideale, perché ha dai dati che hanno anche le ricerche di istituti di ricerca tipo Ipsos, ha un tasso di engagement altissimo. Dalle ricerche del 2023 il 57% degli ascoltatori ascoltano le puntate per intero e la media delle puntate vanno dai 15 ai 35 minuti, quindi un coinvolgimento molto forte. Il 78% degli ascoltatori ascoltano una serie per intero con tutti i suoi episodi. E in questa tematica qui non sono argomenti che, ne abbiamo parlato con Elaglob, funzionano, arrivano con una tantum, vedo un film o leggo un libro. Sono tematiche che funzionano meglio con un rilascio lento, e quindi riuscire ad avere un percorso attraverso anche l'intrattenimento e il coinvolgimento emotivo che possa accompagnare gli ascoltatori a concludere una serie in cui possano uscire più sfaccettature sia dal punto di vista dei pazienti, delle situazioni che dei medici, può essere uno degli elementi migliori per la buona riuscita del progetto, oltre a naturalmente integrarsi a anche altre azioni che farà la formazione, che farà la politica e quant'altro. Quindi per questo pensiamo possa essere una buona soluzione, insomma. Grazie. Grazie. E quindi ci avviamo alle conclusioni di questa prima parte. Volevo ribadire, 12 minuti sarà costruito sulla raccolta delle esperienze di persone con patologia e di medici, di esperienze vissute, che saranno rielaborate cercando di comprendere qual è, diciamo, l'archetipo che c'è dietro, no? quel racconto, per poterlo poi tradurre. Quindi avvieremo un'ulteriore fase di ascolto e di raccolta, lo stiamo già facendo con il mondo delle associazioni all'interno del progetto Insieme Per, che come sapete è la nostra, diciamo, piattaforma di aggregazione che oggi, diciamo, aggrega circa 70 associazioni di pazienti, quindi stiamo ascoltando. Lo continueremo a fare con il mondo delle società scientifiche, ma anche, mi fa piacere dirlo, con il mondo dell'industria, perché anche il mondo dell'industria ha una presenza attiva con la clinica, e sono certo che ci siano anche da quella parte aneddoti e racconti su cui poter costruire. Lascerei quindi la parola alla senatrice Zambito per la conclusione di questo primo panel. Allora, io sono molto contenta di questa proposta. Passare all'azione, a fare qualcosa di concreto, era ormai diventato importantissimo, indispensabile, perché abbiamo fatto tante chiacchiere, abbiamo approfondito, una cosa molto utile, ci siamo scambiati le opinioni, però poi questa intensa attività doveva tradursi in qualcosa di concreto. Questo podcast, quando Davide mi ha raccontato un po' la sua idea embrionale e poi ha proseguito e l'ha concretizzato, mi ha subito convinto. Perché mi sono convinta che a volte, in questo caso parliamo di medici, ma in tutti i rapporti, quindi tutti i rapporti di lavoro direi, quindi fra colleghi, fra in politica, all'università dove lavoro, insomma alla fine la persona che è forse un po' meno empatica, più sgradevole, eccetera, si rende conto se si guarda allo specchio. Quindi il podcast cos'è? Podcast cos'è? È un modo per far guardare allo specchio i medici
che magari si riconoscono e dicono: accidenti, ma io sono così, ma allora no, non devo far così, devo cambiare. Quindi io credo che davvero possa funzionare. Ci sono anche dei modi per misurare se questa azione poi funziona, e quindi anche questo da un, io essendo una scienziata chiaramente ho sempre bisogno di misurare gli effetti, quindi sono contenta che ci sia un modo per farlo, anche perché si parte, si inizia, poi si vede magari se c'è bisogno di migliorarlo o di aggiustarlo o di implementarlo in qualche modo, così magari il prossimo anno ci si ritrova qua e si vede un po' cosa ha funzionato. Che dici, Davide? Direi di sì. Va bene. Grazie ancora a Iris Zanni dell'Associazione Omici Obesi, Giusy Fabio dell'Associazione AISP, alla dottoressa Cristina Rinaldi, a Fabio De Iaco e al professor Finco. Grazie. E quindi chiamerei a questo punto il panel successivo. Quindi grazie anche a voi per la pazienza e restiamo qui per il secondo panel, il secondo argomento. Quindi chiamo il dottor Marco Maruzzo del IOM Gruppo Giovani, Nico Costantino che è capo affari pubblici di Cometa ASME. Grazie. E Lucia Politi di Elago, c'è il senatore Zullo. Buonasera. Facciamo. Adesso facciamo un saluto. Allora, grazie ai presenti per essere rimasti anche per questa seconda sessione. In questa seconda sessione affrontiamo un tema che è quello dell'engagement, quindi del patient engagement, e il titolo che abbiamo dato a questa sessione è Patient Gap, dove siamo in Italia rispetto al resto del mondo relativamente al patient engagement. E mi fa piacere che nonostante l'agenda fittissima della giornata, il senatore Ignazio Zullo abbia trovato lo spazio per un passaggio e quindi per un saluto. Quindi sinceramente vorrei cogliere l'occasione per un suo intervento in apertura. Grazie senatore. C'è di qui. Intanto grazie a voi di questo invito, buonasera a tutti. La mia presenza sarà abbastanza fugace perché iniziano i lavori d'aula. Ci tenevo comunque ad essere presente, soprattutto per quello che è il tema, anche perché mi sembra che sono stato già una prima volta in questo tipo di convegno e la tematica è abbastanza importante, una tematica che mette in evidenza quella che deve essere una relazione medico-paziente, le procedure anche di assunzione in carico a lungo termine delle persone. E già la volta scorsa ho detto che questo Servizio Sanitario Nazionale deve saper distinguere quelli che sono i percorsi di presa in carico per i cronici e le fragilità da quelle che poi sono le questioni che riguardano le acuzie, soprattutto in ambito ospedaliero, che si risolvono con una prestazione che è poi codificata con i DRG. E dentro questa diversa tipologia si svolge una relazione, una presa in carico che è differente, che pone al centro l'attenzione sicuramente quelli che sono gli aspetti di umanizzazione del rapporto tra il terapeuta e il paziente. Dentro questi discorsi io penso che questo tipo di confronto tra voi e la politica sia quanto mai necessario, soprattutto
per noi decisori che dobbiamo assumere delle decisioni che devono migliorare il rapporto di presa in carica e che devono anche valutare quelli che sono i diversi setting assistenziali che meglio si prestano agli obiettivi che ci prefiggiamo. Per cui diciamo resterò in contatto con voi e comunque mi piaceva, comunque ero molto attenzionato alla problematica e per questo volevo essere con voi oggi a darvi questo saluto e augurarvi buona continuazione di lavoro e buona serata. Grazie. Grazie, grazie a lei senatore. Grazie, grazie per essere passato. Allora, quindi parliamo di engagement e oggi parliamo di engagement con il dottor Marco Maruzzo che è del IOM Gruppo Giovani, con Nico Costantino del Comitato ASME e poi vedremo anche i risultati di una ricerca a livello internazionale che come Elaglobe abbiamo portato avanti, come gruppo Elaglobe guidato da Lucia Politi che poi ci racconterà in termini di risultato. Che cos'è l'engagement? Quindi tocca a me fare questa parte di apertura. Allora, esiste una differenza fra quello che è il concetto di engagement rispetto a quello che è il classico coinvolgimento, no? Che cosa significa patient engagement? Patient engagement vuol dire avere la capacità di coinvolgere a livello di individuo, quindi della dimensione che si chiama direct care, quindi della persona, del paziente, coinvolgere contemporaneamente la sfera cognitiva con la sfera emotiva. Quindi è una cosa diversa rispetto al classico coinvolgimento cognitivo. Quindi, per fare un esempio, io posso avere un coinvolgimento cognitivo quando incontro una persona, un paziente, e chiedo a questa persona mi compila per cortesia questo questionario? Ok. E quindi il paziente è una versione di paziente diligente e paziente esegue questa compilazione, ma sto attivando solamente la sfera cognitiva. Non ho attivato la dimensione anche emotiva, quindi è ben diverso invece un coinvolgimento che parta da spiegare qual è la intenzione che muove il medico alla somministrazione di quel questionario, adesso sto prendendo l'esempio del questionario, e quindi che comporta una dimensione di coinvolgimento più piena. Quindi è una roba è dire mi compila questo questionario per cortesia, e un'altra cosa è dire ad esempio guardi, per me è molto importante adattare la terapia a quelle che sono le sue esigenze. Per comprendere quelle che sono le esigenze sicuramente possiamo parlarne, ma esistono anche degli strumenti validati, quelli che si chiamano questionari. E quindi le chiedo la cortesia di investire 5 minuti di tempo con me nella compilazione di questo questionario, dal quale capiremo meglio quali sono le sue esigenze e quindi come adattare la terapia alle sue esigenze. Ok, quindi ho fatto l'esempio ho provato a fare un esempio di una diversa dinamica in cui si può attivare oltre alla sfera cognitiva anche la parte emotiva. Non so se c'è qualcuno che può abilitare le diapositive, se mi mandate il modello di Karman, per favore. Perché che cosa intendiamo noi in Elaglobe come engagement? Noi ci rifacciamo al modello di Christine Karman. Christine Karman è una studiosa che fu individuata da Barack Obama quando durante la presidenza Obama fu lanciato l'Obamacare e fu creato il CORI, un centro di ricerca di Outcome Research. E Christine Karman segue la divisione engagement, patient engagement, e ha formalizzato un proprio modello per cercare di spiegare che cos'è il patient engagement. E noi ci rifacciamo a questo modello. È un modello molto semplice,
perché definisce l'engagement come il livello di intensità di partnership che si instaura fra la dimensione, diciamo, della clinica o della, diciamo, del decisore e la persona con patologia e il suo rappresentante. Quindi quanto più la persona o il rappresentante della persona con patologia è coinvolta attivamente nel processo decisionale, e quindi tanto maggiore viene attivata la partnership e quindi tanto maggiore è il livello di engagement. E poi Karman individua tre ulteriori livelli, tre dimensioni in cui si può esprimere l'engagement. La dimensione della direct care, quindi la dimensione del diretto contatto con l'individuo, quindi questa è la dimensione del contatto fra il medico e il paziente. Quindi l'engagement medico-paziente, secondo Karman, può arrivare al livello della piena mutua decisione circa la terapia, partendo da quelle che sono le preferenze del paziente, dove per preferenze non deve intendersi mi piace rosso, mi piace blu, quanto la definizione dei vincoli che appartengono all'individuo per la condizione sociale che riveste. Sono un genitore, allora facciamo il mio esempio, io sono un genitore, ho tre figli piccoli e faccio un lavoro, non rutinario. Ecco. Quindi decidere la terapia per me è sicuramente diverso rispetto ad un altro individuo che magari ha un'altra dimensione, sociale e può esercitare un lavoro che ha maggiore rutinarietà. Quindi comprendere questo tipo di vincoli può portare ad un adattamento della terapia, no? Affinché io sia il più compliante possibile. Poi esiste una dimensione organizzativa, quindi il paziente e le associazioni dei pazienti possono essere coinvolte vieppiù nella definizione del miglior modello organizzativo di erogazione sanitaria. Cioè, facciamo un esempio, prendiamo la dimensione dell'ospedale. Come organizzare, il CUP di un ospedale? Okay? Lo posso fare in una forma pienamente autonoma, quindi chiedendo agli amministrativi di farlo, ma posso farlo vieppiù delegando al paziente o associazioni rappresentative di pazienti questa decisione. Ci sono sperimentazioni, ci sono evidenze per cui organizzazioni, modelli organizzativi che sono frutto del coinvolgimento del paziente portano poi ad outcome sanitari maggiori. E infine la terza dimensione è quella del policy making, no? Che è quella alla quale siamo più abituati oggi, cioè il coinvolgimento delle associazioni pazienti nel contesto della definizione della norma. Quindi dobbiamo immaginare una nuova norma di carattere legislativo, tanto nazionale quanto regionale, e quindi possiamo coinvolgere le associazioni, ma anche qui le possiamo coinvolgere in due modi. Come mero ascolto, ok, faccio un ascolto, quindi un'audizione, chiamo le associazioni, dico: voi che ne pensate? Noi pensiamo questo. Ok, ho fatto il mio engagement di livello basso. Diverso è invece un coinvolgimento più pieno in cui posso coinvolgere le associazioni, per esempio delegando alle associazioni la rilevazione nella popolazione delle persone che rappresentano di come percepiscono un determinato fenomeno su cui io voglio prendere poi una decisione normativa successiva. Quindi piuttosto che dire cosa ne pensate voi, potrei proporre, siccome voglio fare una legge, adesso sto inventando, una legge sul dolore, ecco, quindi come viene percepita dall'utenza la dimensione del dolore, okay? Quindi partire da quello. Quindi questo, è il modello a cui ci rifacciamo. Quindi oggi parliamo di engagement. Ora, seguendo la scaletta, volevo chiedere subito a Marco Maruzzo come l'engagement, quindi della persona, può portare a maggiore cura, no? Quindi siamo nella dimensione direct care, quindi relazione medico-individuo, e come questo coinvolgimento, questo engagement può portare a maggiore cura. Grazie e buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Ma io ci ho riflettuto molto quando mi avete proposto di parlare oggi di engagement e di engagement del paziente e di inteso anche come relazione di cura, perché questo è inevitabile.
Ho in mente tanti esempi diversi, non vi racconterò la difficoltà che si trova, anche organizzativa, anche strumentale, anche di spazi, ne ha parlato prima anche il dottor De Jacopo, ma in realtà se poi ognuno di noi pensa alla sua pratica clinica, secondo me vengono fuori tante occasioni diverse di engagement ed è evidentissimo, la letteratura scientifica ce lo dice, l'engagement migliora gli outcome. Io faccio l'oncologo medico, mi occupo di neoplasie genitorinarie e io so che quando c'è un engagement buono otterrò un trattamento più efficace e per motivi diversissimi e non solo biologici, quel paziente tollererà anche meglio i trattamenti e quindi riuscirà a riceverli adeguatamente e a sopportarli meglio e ottenere un outcome migliore. Questo è evidente. Io in realtà avevo pensato a tre cose diverse da raccontarvi che rientrano un po' nell'engagement, non solo a livello della direct col paziente, ma anche perché io oggi qui sono stato invitato come rappresentante di IOM, che è l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, io sono nel Working Group Giovani e anche nel CDA di Fondazione IOM. Vorrei lasciarvi tre piccole idee di come l'engagement si possa realizzare a diversi livelli. La prima cosa velocissima che vi volevo raccontare è come l'anno scorso con IOM noi abbiamo lavorato a delle linee guida, a delle raccomandazioni più propriamente sulla comunicazione in oncologia a partire da una revisione sistematica di letteratura di 4.000 lavori diversi che nel corso degli ultimi anni, 20 anni, parlavano e coprivano questo topic. Per fare questo, dopo una prima selezione iniziale, il panel di persone che hanno valutato gli statement per arrivare alle raccomandazioni era fatto da medici, era fatto da esperti di comunicazione, era fatto da metodologi che sono quelli che ci bacchettano quando noi tendiamo a scappare, a dire questa cosa mi sembra tanto bella ma forse non è così forte, e poi era fatta dalle associazioni dei pazienti. Questo in qualche modo è una forma di engagement, non a livello diretto, ma a livello forse un pochino più alto, che però è assolutamente importante perché è più proprio a livello policy making in qualche modo. Se vogliamo, questa cosa l'abbiamo fatta con IOM, non siamo decisori politici, però in qualche modo come associazione di rappresentanza dell'oncologia medica riusciamo ad ottenere questo. L'anno prima, sempre coinvolgendo le associazioni dei pazienti, anche questa cosa a me era piaciuta molto, per dirvi come l'engagement si possa realizzare su piani diversi, con Franco Perrone, che è incidentalmente l'attuale presidente di IOM, ma in realtà l'abbiamo fatto da un punto di vista scientifico, perché quello era un lavoro scientifico, abbiamo pubblicato la revisione e l'adattamento culturale italiano dei pro-CTCAE. Cosa sono? Questa è una parola difficilissima, sembra una parola che fa paura. In realtà i pro-CTCAE, pro sono i patient reported outcome, quindi sono degli strumenti che servono al paziente per riportare degli outcome, delle misurazioni al medico, e sono CTCE perché sono fatti sugli effetti collaterali dei trattamenti, e questo è importantissimo. Già questo secondo me è una forma di engagement, perché guardate che è difficilissimo per noi, dobbiamo metterci tanto sforzo. Quando il paziente, a me che faccio l'oncologo, viene e so che fa la chemioterapia, io so che la chemioterapia dà nausea, e quando il paziente dice ho avuto una nausea modesta, io probabilmente nella mia testa penso sta tollerando la terapia bene e quindi non indago oltre. Però avere una nausea lieve tutti i giorni, piuttosto che avere una nausea intensa, che è quella che a me spaventa magari di più da un punto di vista medico, un solo giorno, non è detto che sia diverso, perché la nausea lieve tutti i giorni può minare la qualità di vita in maniera importante. E il fatto che ci siano degli strumenti per riportare questa cosa oggettiva, e io me la vedo scritta, sbattuta di fronte, e non posso evitarla, è già una forma di engagement. Ma vi dico di più, nella revisione di tutti gli statement, per capire se avevano senso, se andavano a misurare qualcosa che era di rilievo, se le domande erano comprensibili, di nuovo abbiamo coinvolto le associazioni dei pazienti e sono riconosciute, sono tra gli autori della pubblicazione scientifica, per cui anche lì si può realizzare l'engagement. E poi la terza piccola cosa invece è più la mia realtà di tutti i giorni, la pratica clinica, questa sì, più patient direct. Io mi occupo moltissimo, mi occupo quasi esclusivamente di neoplasie genitorinarie, è il mio focus, è moltissimo di neoplasie uroteliali, quindi tumori della vescica, per capirci. E io vedo che quando racconto e spiego al paziente con una malattia localizzata perché dobbiamo fare la chemioterapia prima dell'intervento chirurgico, e se ci sono altre strade, e se ci sono altre alternative, e qual è l'obiettivo per cui lo facciamo, e gli racconto che sapevamo qualcosa di lui prima di vederlo, che lo seguiremo per il periodo della terapia, che poi magari non ci vedremo più, perché per fortuna non avrà più bisogno di vedere l'oncologo,
però continueremo a seguirlo per sapere come va, per vedere quali sono gli outcome. Dare l'idea di un percorso strutturato, di una presa in carico e chiedere se questa cosa la possiamo fare subito, la dobbiamo adattare, la vuole fare più vicino a casa perché magari è standard, beh, questo garantisce in qualche modo l'engagement e garantisce tantissimo quella cosa che dicevo prima. Io so che il paziente chiama, ma questo vale sempre nella vita. Se noi sappiamo perché facciamo le cose, è più facile che le facciamo bene e che anche ci riescano bene. Vale, io credo, anche in questo ambito. Grazie. E ci ha dato tre belle botte di engagement. Quindi complimenti per la parte, i primi due punti, no, che ci menzionava, anzi diciamo, adesso mi ha alzato la curiosità, quindi entro sera devo andare a leggere queste pubblicazioni. E per quanto riguarda sì, l'ultimo esempio, ecco, complimenti ancora. Io auspico che sia diciamo, un approccio condiviso, anzi diciamo, facciamo così, la domanda che mi faccio io adesso come è la Globe, come faccio a far diventare patrimonio comune in Italia questo che ho ascoltato? Perché lei ha parlato di preferenze, no? Cioè io ho capito che se comprendo le preferenze del paziente e adatto il mio intervento e lo coinvolgo nella spiegazione, poi ottengo un outcome sanitario maggiore. Questo è potentissimo. Assolutamente sì, come faccio a essere sicuro che avvenga dappertutto? Spoiler, non è possibile, non ci riusciamo e questo dipende da tantissimi fattori, però sono d'accordissimo con chi lo diceva prima, forse era proprio il dottore De Iaco, le soft skills, perché è di fatto questo, noi tendiamo a dire ah ma tu sei più portato, tu hai, ti viene più innato, ma le soft skills sono esercitabili, sono incrementabili, sono migliorabili. E dobbiamo puntare su questo, dobbiamo puntare con tante cose diverse, le risorse fino a un certo punto, perché questa cosa chiede veramente poco, la formazione è tanta ed è verissimo che io devo dire ho fatto 6 anni di medicina, 5 anni di specializzazione, 3 anni di dottorato di ricerca, a me di comunicazione medico-paziente non ha mai parlato nessuno in tutto questo tempo e l'unica volta in cui ho sentito parlare di comunicazione è quando, perché ad un certo punto per i fatti miei ho scelto di fare un master sulla comunicazione della scienza perché la cosa mi incuriosiva e volevo saperne un pochino di più e perché facendo volontariato mi occupo di formazione in altri ambiti. Però ecco, credo che la formazione, anche la formazione sul campo, anche la simulazione, il coinvolgimento diretto più che tanti, io prima l'ho sentita, devo, allora non racconterò una cosa che non sa nessuno, magari non la si dice, però io sono abituato a dire le cose. Sentivo prima il rappresentante del ministero che diceva ma faremo gli ECM, ci saranno i webinar, non li seguiamo, non li segue nessuno, cioè il webinar lo accendiamo, in mezzo facciamo altre 1000 cose perché lo facciamo facendo altro a 600 cose, bisogna che riusciamo ad avere una formazione che sia pregnante, portando via tempo all'attività clinica, perché nel frattempo è coperta da altri, ma sapendo che investiamo su qualcosa che poi ci dà un ritorno maggiore. Io questo so che magari non è bellissimo da dire, però io sono abituato e lo dico tantissimo e ci credo tantissimo. No, no, fa benissimo perché poi alla fine conta diciamo, il risultato, l'impatto, no? Quindi se alla fine uno deve mettere in piedi un'azione e non genera impatto, abbiamo perso tempo e abbiamo sottratto l'opportunità ad una persona di stare meglio, quindi no, io condivido, va bene. E sono d'accordo che bisogna essere coinvolti, engaged. Bisogna provarlo sulla propria pelle, esatto. È inevitabile, bisogna proprio provarlo anche una sola volta, poi capisci quanto funziona e quanto ti porta a un miglioramento, però è difficilissimo perché sulla carta lo sappiamo tutti che va fatto così, è scritto sulle linee guida, è scritto sulla pietra, è scritto sulle tavole della legge di Noè, è scritto dappertutto come va fatto. Il perché non lo facciamo è perché non l'abbiamo mai fatto e crediamo di non saperlo fare. Grazie. Allora, andiamo avanti e a questo punto chiederei a Nico Costantino, il capo affari pubblici di Comunità ASME. Allora, Nico ha un background insomma, molto nutrito, quindi gli farei una domanda un po', diciamo, un po' complessa, più complessa delle altre ancora, se è possibile. E, quindi,
Dal tuo punto di vista, vedi, diciamo, degli strumenti e se sì, che tipo, diciamo, di metriche per organizzare, diciamo, il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni sanitarie? Sì, grazie Davide. Intanto la risposta breve è sì, ne vedo. Grazie a Ella Globe, volevo ringraziare per l'occasione di scambio, grazie alla senatrice Zambito per l'iniziativa. Un dato da cui, e chiedo scusa perché leggerò molto dei miei appunti, ma appunto non vorrei tralasciare le molte cose in uno spazio breve di tempo. Un dato con cui vorrei iniziare indica che la partecipazione dei pazienti è favorita da un aumento dei livelli di conoscenza del sistema sanitario e delle questioni relative ai rimborsi. Da ciò scaturisce in prima lettura che più risorse per i pazienti e più formazione equivalgono a un patient engagement di qualità nei processi decisionali. Rafforzare però questo coinvolgimento presuppone un intervento a vari livelli. Nel livello UE ci sono più impegni che testimoniano questa volontà, e tra cui la Carta Europea dei Diritti del Paziente, che afferma chiaramente che i pazienti hanno il diritto di partecipare all'elaborazione delle politiche sanitarie, e la Carta di Lubiana sulla riforma dell'assistenza sanitaria in Europa, che afferma che i pazienti hanno diritto di partecipare al processo decisionale condiviso su base paritaria, inciso molto importante, e di contribuire a tutte le procedure pertinenti che riguardano la salute della popolazione. Tuttavia, in molti paesi si è ancora un po' lontani da una reale partecipazione dei pazienti nel processo decisionale. L'opportunità di sostenere a livello istituzionale il patient engagement sono di tipo politico, per la trasparenza e l'accountability dell'istituzione, e di tipo sanitario, per il principio di universalità del sistema sanitario nazionale e dell'equità nella promozione della salute. Il ventaglio dei risultati attesi testimonia che si tratta di abbiamo davanti un'ampia portata del patient engagement nelle decisioni sanitarie, e si tratta infatti di ottimizzazione delle decisioni e riduzione dei costi sanitari, come qualcuno mi pare che aveva già accennato prima, miglioramento dell'aderenza dei pazienti ai trattamenti, migliore soddisfazione dei pazienti, migliore risultato clinico, qualità della cura e sicurezza dei pazienti. Veramente abbiamo una dimensione a tutto tondo, un impatto a tutto tondo. In Italia non esiste una legislazione specifica nazionale che disciplina il patient engagement nei processi decisionali sanitari. La senatrice mi dà conferma di ciò. È fondamentale per l'avvio di un processo legislativo intorno alla figura istituzionalizzata del paziente sarà la scelta delle metriche, e qui vengo alle metriche di valutazione e organizzazione di questo coinvolgimento dei pazienti. Queste metriche sono primariamente possono essere di tipo interno o esterno all'organizzazione. Ce ne sono varie, molte di possibili, ma non mi dilungo a elencarle tutte, ma mi preme evidenziarne alcune che a mio parere sono molto importanti e riguardano dunque il contributo dell'associazione di pazienti in tutte le fasi della decisione, comprese quelle finali, il controllo e la trasparenza dei verbali delle riunioni, la possibilità di approvazione o appresa dei singoli processi decisionali, l'indipendenza nella formulazione della decisione, regolarità delle riunioni, accessibilità anche culturale del processo decisionale, inclusività e diversificazione, rivalutando anche il processo di rappresentatività, e le metriche riguardanti le risorse economiche di formazione in senso lato, con il principio del ritorno dell'investimento che il dottor Maruzzo diceva prima. Quindi, sì, per tutti gli attori del processo.
Mi importava anche evidenziare che il trend sulla partecipazione di pazienti è in crescita, ma attenzione, questo non vuol dire che vi sia un'effettiva influenza, e in molti casi non vi è un effettivo ruolo politico delle organizzazioni di pazienti che vengono incluse, quanto piuttosto di un ruolo di osservatore, un ruolo di riconoscimento, dato anche da magari l'inclusione stessa in quel determinato processo decisionale. Chiudo con delle implicazioni e dei messaggi di chiusura. Partecipare al processo decisionale significa per i pazienti essere attore della propria condizione, significa dignità e riconoscimento, significa ascolto e sistema universalistico, significa vantaggi per la cosa pubblica, infine. È dunque necessario rendere i pazienti pienamente partecipi nel processo di definizione delle politiche pubbliche con le dovute considerazioni in merito alla qualità della partecipazione, non solo al fatto che avvenga una partecipazione. A questo fine richiamo la necessità di un quadro legislativo univoco e chiaro che definisca i ruoli dei pazienti secondo le migliori prassi e anche con riferimento al quadro europeo. Dall'altra parte è necessario predisporre gli strumenti e le risorse perché i pazienti possano attivamente partecipare alla decisione. Per fare ciò è necessario un salto di qualità nell'istruzione dei pazienti che abbia validità ed erogazione pubblica e costituisca il fondamentale criterio di scelta. Che il principio di rappresentatività venga rivisto non solo come specificante la dimensione dell'organizzazione, che si attino cambiamenti nello spazio della cultura, processi e risorse al fine di produrre decisioni sanitarie di qualità e spessore. E infine che le agenzie regolatorie possano lavorare insieme all'UE per rendere più realistici anche i criteri di conflitto di interesse e per scardinare pregiudizi in merito alla capacità di imparzialità del paziente o l'assenza o meno di conflitto di interesse, sconfiggendo anche preconcetti radicati che vedono la sua figura come quella di una persona ontologicamente di parte, come a volte è stato sollevato. E qui concludo. Grazie. Allora, 7 minuti estremamente densi, perché diciamo, quello che mi arriva è sicuramente la percezione di un trend positivo, ma ancora fermo alla dimensione del coinvolgimento. Coinvolgimento nel senso dell'audizione, diciamo, del mero ascolto, diciamo così. Tick the box, chiamerebbe qualcuno. E, a questo punto lascerei la parola a Lucia Politi, che è Senior Consultant di Elaglob, per illustrare e condividere i risultati di una ricerca che è stata portata avanti, il cui quesito era come viene gestito il patient engagement a livello globale. E quindi penso che sia la naturale consecuzione con quello che ci stava la testimonianza di Costantino, no? Che in sostanza ci dice in Italia non abbiamo un quadro di riferimento e il coinvolgimento è ancora fermo all'ascolto. Esatto. Quindi vediamo che cosa accade in giro per il mondo e che cosa possiamo apprendere per ancora una volta come italiani dimostrare di essere più capaci degli altri, no? Grazie Davide, se posso verificare, no, per favore siate il mio pointer. Cosa abbiamo fatto? La domanda era quella che ha già posto Davide, cioè che cosa è successo, cosa succede a livello globale nel patient engagement. Cosa abbiamo cercato nello specifico? Perché come potete immaginare non è una ricerca facile, proprio perché ognuno di patient engagement parla nella sua propria lingua generalmente. E come poi lo abbiamo categorizzato, e su questo ci sono già stati spoiler. Quindi vi faremo vedere brevemente una parte del patient engagement in Italia, in Europa, in UK e nel mondo.
Cosa abbiamo cercato? Probabilmente non leggete, abbiamo cercato patient engagement, patient empowerment, sinonimi e traduzioni. Non è facile perché engagement non ha una traduzione così semplice neanche in italiano. È sinonimo di coinvolgimento, è la traduzione di coinvolgimento, la traduzione di fidanzamento e la traduzione di ingaggio anche a livello militare. Quindi non è semplice questa ricerca, soprattutto se devi farla in norvegese, in svedese, in tedesco, eccetera. Quindi questa ricerca è stata fatta in Google, sostanzialmente capirete, per chi come noi è abituato a ragionare in termini di picco, di prisma, di mesh in PubMed, non è facile spostarsi in Google in tutte le lingue del mondo. Quindi se vi state chiedendo la ricerca è sistematica, esaustiva e strutturata, non lo sarà. Però abbiamo trovato comunque qualcosa di molto importante. Come lo abbiamo categorizzato è quello che Davide vi ha già fatto vedere prima, cioè abbiamo lavorato sul schema di Christine Carman. Adesso vi dettaglio i colori perché non mi sembra che Davide prima l'abbia fatto e ne abbiamo bisogno. Il verde è la direct care e più sfumiamo sulle tinte pastello più il paziente è veramente ingaggiato. La seconda linea, la prima dà solo il nome, la seconda colonna è la consultazione, la terza è il coinvolgimento, la quarta è la partnership o il paziente decisionale quanto il medico, quanto il direttore sanitario, almeno in teoria. Quindi il verde è la direct care, è il rapporto tra il medico e il paziente, o l'altro HCP. Il rosso è l'organizzazione a livello ospedaliero o di azienda sanitaria, l'azzurro è il policy making. In Italia cosa è stato fatto? Agenas ha lavorato soprattutto sul coinvolgimento delle ROD, delle reti oncologiche regionali, ha ingaggiato le associazioni, ha chiesto loro come parlare di engagement. Siamo a livello di policy making, ma siamo a livello anche di consultazione, ci stiamo parlando. Più approfonditamente sull'error è andata quindi poi a lavorare proprio sul rosso, sull'organizzazione della regione, delle regioni e come coinvolgere le associazioni di volontariato, e in questo ha collaborato con la conferenza Stato-Regioni che ha istituito un gruppo di lavoro che dà al paziente, è il terzo punto anche se non lo vedete, dà al paziente la possibilità di monitorare che cosa gli oncologi stanno facendo in quella regione. Quindi siamo a livello quantomeno di partnership a livello organizzativo. Cosa sta succedendo nel resto d'Europa? Vi ricordo, più siamo sull'azzurro, più siamo sui toni chiari, più il coinvolgimento è verso la partnership, quindi attivo, non si vede bene, non si vede assolutamente la Norvegia proprio perché è molto verde, ma direct care, quindi rapporto medico-paziente. Noi siamo azzurri perché di policy making ne abbiamo fatta, siamo anche un po' rossi perché abbiamo lavorato già sul coinvolgimento attivo. La Francia ha previsto una legge con l'autorità de santé, non una legge, scusatemi, una normativa interna all'autorità de santé che prevede il coinvolgimento dei pazienti. Lo stesso hanno fatto con un livello più proprio di che prevede quantomeno la partecipazione dei pazienti, il NICE e il GBA in Germania. Quindi qualcosa si sta facendo. Come potete immaginare è difficile poi da una ricerca in internet andare a vedere che cosa effettivamente sta succedendo. Hanno previsto la partecipazione. Sta succedendo? Il paziente ha veramente parola? Chi ha veramente lavorato su una legge è l'Olanda e i Paesi Bassi. Loro hanno previsto più di una legge che dà al paziente l'entrata negli ospedali, negli organi di consultazione e permette al paziente anche qui di valutare gli standard di sicurezza e di qualità del lavoro svolto dall'azienda. Quello che è importante notare è anche che impone delle multe, delle revisioni dell'intensificazione della supervisione e anche la chiusura dell'istituzione se il feedback del paziente è negativo, della comunità di pazienti è negativa.
Quindi sta cominciando a mettere in ballo i soldi. Ne abbiamo parlato prima. Bisogna già dimostrare che si generano delle risorse, che si risparmia. Qui stiamo dimostrando anche che si può intervenire sul soldo dell'ospedale stesso. Per questo vengono messi anche in campo dei modelli di copayment e di value-based procurement che premiano esplicitamente la qualità dell'assistenza sanitaria, quindi è sia la carota che il bastone. Quello che lamentano, incredibilmente, perché da noi non succede mai, è l'assenza di una piattaforma nazionale per la cartella clinica elettronica. Tutto quello è successo nel 2018, l'Olanda ci ha lavorato nel 2018. Obama, ed è già stato ampiamente spoilerato, invece ha lavorato già dal 2010 con l'Obamacare. Ed è interessante notare che i provider, cioè le aziende ospedaliere che vengono poi ripagate dalle assicurazioni, hanno cominciato a lavorare verso il patient engagement da allora, perché i pazienti sono diventati più esigenti e anche qui c'è un meccanismo di generazione di maggiore profitto per l'azienda sanitaria se il paziente è soddisfatto. E hanno lavorato sull'abbinamento tra il paziente e il medico, scelgono il medico più adatto alla patologia del singolo o alle comorbidità del singolo paziente. E anche loro parlano di cartella elettronica e del relativo portale, perché anche questa ha permesso un aumento di consapevolezza e di conoscenze sulla patologia. E questo ci arriva sia dall'analisi che abbiamo fatto in Google, ma anche da alcune dirette interviste che abbiamo fatto ad HCP americani, che ci dicono che grazie alla cartella elettronica hanno stabilito un miglior rapporto con il paziente, riescono a far vedere al paziente quali sono le parti dei loro esami che devono andare a monitorare per monitorare il loro stato di salute. Indovinate che cosa lamentano anche loro? Che le diverse piattaforme di cartella clinica elettronica non si parlano tra loro. Quindi mi fa piacere, anche se Davide l'ha già anticipato, Obama ha anche costituito e finanziato l'OPCORI, che è l'istituto di ricerca dove lavora Christine Carman, che ha prodotto questo modello di misurazione dell'engagement su cui abbiamo lavorato anche noi. Con questo concludo. Dalla prospettiva globale, quello che mi piacerebbe lasciarvi è il fatto che è necessario in qualche modo finanziare il patient engagement o dimostrare che migliora l'utilizzo delle risorse. Perché le parole del dottor Maruzzo prima, quando diceva che il paziente ingaggiato ha meno tossicità, sono preziosissime. Perché credo, Marco, si possa dire che per un oncologo la gestione dell'evento avverso nel paziente oncologico è un tema estremamente time consuming. Quindi è un ottimo esempio di come il patient engagement possa direttamente generare un risparmio di risorse economiche, di tempo e di energie. Quindi la base è dimostrare che il patient engagement può essere produttivo in sé o comunque trovare il modo di finanziarlo, andare verso una cooperazione dello sviluppo delle cartelle software, l'interoperabilità delle cartelle cliniche, dei fascicoli sanitari elettronici è diventata un'esigenza, ne parliamo in realtà da stamattina, e infine la cooperazione nello sviluppo delle politiche di engagement, che più o meno vanno dalla stessa parte, ma sono ancora poco organiche da quello che avete visto nel mondo, non solo del patient engagement, ma anche del community engagement, perché in Italia, Marco ti tiro dentro di nuovo, abbiamo una percentuale di risposta agli screening oncologici gratuiti e che possono salvare la vita imbarazzantemente basso. Gli Stati Uniti nel breast, per la mammografia, hanno dei tassi di risposta intorno all'80-90%, noi nelle regioni buone abbiamo il 50%, quindi non è solo il paziente a dover essere ingaggiato, siamo tutti. E tutto questo può essere fatto anche andando a vedere cosa fanno gli altri paesi e cercando di collaborare in qualche modo. E permettetemi, prima di ringraziare voi per l'attenzione, di ringraziare la senatrice Zambito per la domanda che ha posto e Serena Giuliano, la mia collega, per aver fatto la ricerca insieme a me, per aver cercato di rispondere.
Grazie. Quindi colgo anch'io l'occasione, mi unisco quindi a Lucia per i ringraziamenti anche di tutti gli altri colleghi di Elacob, no? Che hanno reso possibile questo pomeriggio di lavoro. Quindi siamo arrivati ad oggi grazie al lavoro continuo, proficuo e instancabile di tutti gli altri colleghi che poi fanno parte del team di Elago, a cui va il mio veramente più sentito ringraziamento. Quindi oggi io sono qui, faccio il frontman di Elaglob, ma non potrei fare nulla senza le persone che lavorano in azienda, quindi grazie a loro. Grazie. Allora, quindi le sfide sono diverse, cioè la sintesi che mi sento di fare è da un punto di vista culturale siamo in una fase di crescita di quello che stiamo chiamando patient engagement. Lo stiamo chiamando così, la nostra interpretazione di patient engagement è coinvolgimento attivo dell'individuo come soggetto della cura, soggetto, quindi io non sono un oggetto, quindi non sono al pari di una strumentazione e oggetto, quindi la domanda da farsi è cosa posso attribuire in termini di compartecipazione in carico all'individuo o alle entità che lo rappresentano affinché sia soggetto attivo del percorso di cura. Questo in sostanza è la metadomanda, no? Che c'è dietro tutto. Ci siamo detti che siamo in una fase crescente, ci siamo detti che da un punto di vista della formalizzazione non abbiamo una formalizzazione, ci sono contesti che invece sono molto più avanti di noi. Guardate, il contesto dei Paesi Bassi è un contesto a cui guardare molto, perché è un modello sanitario molto particolare, no? Un modello sanitario che ha, in un territorio molto piccolo, rappresenta una buona similitudine del nostro sistema, però sono molto avanti, lì c'è una fase di incentivazione e, come dire, gli ospedali possono perdere la titolarità in funzione dei feedback negativi che ricevono dall'utenza, no? Quindi insomma è una roba che in altri mercati avviene già, no? Le piattaforme di rating fanno le sorti oggi dei ristoranti o di qualsiasi altro erogatore di servizi, quindi non voglio arrivare a quel livello di similitudini, però la domanda rimane, quindi come coinvolgere in una forma soggettiva l'individuo e le entità che lo rappresentano e come dare forma normativa a tutto questo. Lascerei a questo punto la parola alla senatrice Zambito su questo quesito finale. Cosa facciamo? Che facciamo? Allora, intanto abbiamo studiato, d'altra parte sono una scienziata e senza studiare non si fa niente, quindi adesso abbiamo capito come si stanno comportando gli altri paesi su questo punto, che considero essenziale, ma che non è scollato dal primo punto, quello che abbiamo trattato nella prima parte di questo convegno. I due temi sono strettamente legati. Quindi in realtà noi abbiamo un embrione delle cose anche in Italia, anche se la legislazione manca, no? Un po' quello che è stato detto e gli esempi che sono stati fatti, ma se penso alla mia, la nostra, Toscana, no? Un po' di sperimentazione su questo c'è stato, perché io ricordo benissimo la terza riforma del sistema sanitario nazionale che fece Rosi Bindi, ha previsto quella riforma tantissimi anni fa, il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nei tavoli istituzionali, soprattutto che si occupano di sociale, non di sanità, presso ad esempio i comuni all'interno delle società della salute. Quell'esperienza lì ha funzionato ovunque. Cosa ha prodotto? Anche questa è un'altra cosa che dovrebbe essere studiata un po' meglio. E quindi, insomma, a partire da tutte queste esperienze,
vedere un po' quali sono le proposte che sono già state presentate in Parlamento. Prima la collega Elena Morelli faceva riferimento ad un disegno di legge dove siamo tutti cofirmatari, maggioranza e opposizione, su il coinvolgimento delle associazioni nelle decisioni addirittura ministeriali. Bene, vediamo, aggiungiamo, correggiamo. Certamente io questa cosa qua la voglio fare non da sola, perché non sarei in grado. Quindi, partendo da queste cose, cerchiamo di buttare giù un testo e poi a breve, brevissimo, ci possiamo rivedere, mandare a tutti quelli che hanno partecipato, ma a tutte le associazioni, diciamo, che conosciamo, la proposta. Aspetterei i commenti, perché comunque sono sicura che si può sempre migliorare, e poi con l'aiuto anche degli altri colleghi la presenteremo. Ecco, io mi immagino un percorso di questo genere, perché è un percorso serio, perché se noi vogliamo fare una cosa buttata lì tanto per per metterci una stelletta sulla giacca, allora non si faceva lo studio, allora io stavo sulla cresta dell'onda e presentavo una roba così tanto per. E invece abbiamo fatto questo percorso in serie, che si deve concludere con un adeguato proposta seria, frutto della condivisione e della partecipazione di tutti i soggetti che sono qua, anche perché i vari punti di vista sono fondamentali per ottenere la miglior proposta possibile. Ecco, questo è un po' quello che mi immagino nel percorso. Ovviamente mi aspetto che mi aiutiate. Grazie, allora io accolgo con favore, no, questo percorso, no? E quindi noi saremo sicuramente a disposizione nel coinvolgimento, diciamo, delle associazioni, per arricchire, diciamo, il testo, e anche per ascoltare tutte le altre voci, perché diciamo, come Elaglob, quotidianamente ci interfacciamo con tutti i mondi che si interessano della sanità, quindi il mondo della clinica, quindi con le società scientifiche oggi che vedete rappresentate, con il mondo delle associazioni, con il mondo dell'industria e il mondo dei decisori delle istituzioni, no? Che poi sono coloro che hanno a cuore, diciamo, le sorti delle persone con patologia. Scusate, io insisto, no, nell'utilizzare questa accezione, faccio fatica a utilizzare l'accezione paziente, però per me è stato, diciamo, dirimente quando ho compreso, per mio limite, tardi, che alla fine un paziente è contenuto in una persona, no? E quindi ho preferito guardare alla persona nella sua interezza. Quindi ringrazierei ancora una volta tutto il panel presente, quindi dal dottor Marco Maruzzo, Nico Costantino, Lucia Politi, tutti quanti voi per aver partecipato all'incontro di oggi, e ribadisco quindi i due temi con i quali ci lasciamo: l'avvio del progetto dell'iniziativa 12 minuti, a cui daremo corpo grazie anche al vostro sostegno, contributo e raccolta di racconti, e poi questo diciamo, continuo cammino verso la presentazione di un'iniziativa legislativa che dia il contributo dei presenti alla formalizzazione del patient engagement anche in Italia. Quindi grazie ancora, ringrazio ancora una volta Elena Zambito per averci ospitato, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.